Invito, grazie a tutti voi di esservi svegliati presto e di essere qui mattina per questo così incontro di introduzione all'agricoltura biologica. Io mi chiamo Davide Pioglioni, oggi sono responsabile tecnico commerciale di un organismo di certificazione. Un organismo di certificazione che nasce dalla fusione di due organismi di certificazione, il di Bologna e l'Istituto Mediterraneo di Certificazione di Senigallia, che è un po' di casa nella Bernardo. Oggi abbiamo dato vita a questo nuovo organismo che ha i numeri che vedete, quindi un organismo di certificazione estremamente importante, forse direi il più importante d'Italia e uno dei più importanti in Europa. Oggi l'agricoltura biologica non è più un'agricoltura solamente a chilometro zero o a dimensioni locali, regionali, nazionali. Oggi l'agricoltura biologica è un fenomeno planetario. E anch'essa rientra nella logica dei commerci internazionali, prodotti biologici italiani viaggiano in tutto il mondo, la necessità di essere per questi prodotti biologici certificati secondo regole che non sono solamente quelle dell'Europa, fa sì che gli organismi di certificazione acquisiscano accreditamenti internazionali dei vari governi, ne parleremo, ce ne sono tanti, e questo fa sì che occorra anche per un organismo di certificazione attrezzarsi, adeguarsi, e in questo caso la fusione dei due organismi è nell'ottica di rafforzare i servizi di controllo e certificazione, quindi continuità, garanzia, terzietà e indipendenza, per poter far sì che il prodotto biologico italiano abbia una sua riconoscibilità anche nel resto del mondo. Questo organismo non certifica solo il prodotto biologico, certifica un po' tutto ciò che ha a che fare con questa fiera, che è la fiera della sostenibilità. Quindi tra i nostri marchi di certificazione non trovate solo prodotto alimentare, trovate anche prodotti cosmetici, prodotti tessili, dispositivi medici, servizi di gestione del verde urbano con metodo biologico, agricoltura integrata a basso impatto ambientale, no OGM. Come dicevo, gli accreditamenti internazionali praticamente li abbiamo tutti e oggi come oggi anche per i nuovi paesi emergenti, Brasile, Corea, abbiamo accordi con organismi di certificazione che permettono al prodotto biologico da noi certificato di essere commercializzato in quei lontanissimi paesi. Bene, fatte le dovute presentazioni, personalmente sono un agronomo, quindi cioè, la mia formazione culturale, professionale è legata alla terra, quindi ho fatto 20 anni di ispettore, prima ho lavorato in Alcenero dal 90 al 95, quindi insomma una conoscenza dell'agricoltura biologica che viene dall'aver conosciuto anche quella parte di agricoltura biologica che era ante litteram, cioè prima del regolamento europeo, quelli che un po' la sociologia dell'agricoltura biologica definisce i pionieri, i fondatori, ed è sempre un pensiero di uno Girolamoni, comunque per noi è stato per tutti un bando. Allora, innanzitutto capire una cosa, l'agricoltura biologica nasce da lontano, però a un certo momento c'è uno spartiacque, c'è un elemento fondativo nuovo, che è la presa di coscienza che l'Unione Europea, che ha avuto l'Unione Europea nel 91, quando ha deciso che bisognava regolamentare un fenomeno nascente che aveva piccole dimensioni, che bisognava regolamentarlo a livello europeo.
Da quel momento sono conseguite tutta una serie di regolamentazioni a livello comunitario, poi a livello nazionale e anche a livello regionale. Quindi le regole non le fa l'organismo di certificazione, non le fanno i produttori, le fa un soggetto importante che è il Parlamento europeo, insieme alla Commissione europea, poi gli Stati membri recepiscono le leggi europee e le adattano sul territorio. Chi di voi interessa ad avere un panorama normativo completo può collegarsi a questo sito, vediamo se funziona, se non funziona abbandoniamo subito, la connessione è un po' lenta. No, ci si mette veramente troppo, se ecco, no, adesso non lo so, ok, questo è un sito molto importante, io invito tutti di voi che siete consumatori, che siete agricoltori, che siete gas, che siete tecnici, chiunque di voi vuole conoscere a fondo l'agricoltura biologica, ha questo sito, che è il sito ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, dove vengono fornite delle informazioni estremamente importanti, sempre aggiornate sull'agricoltura biologica. Dalle informazioni di tipo statistico alle informazioni sul mercato, sono informazioni molto molto importanti. Abbiamo di recente avuto a Bologna il Salone di Alimentazione Naturale, un'importante fiera di agricoltura biologica sostenibile in Italia, e le informazioni che ci hanno dato i relatori dei convegni, ISMEA, INEA, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, l'ISMEA, l'Istituto Nazionale per le Ricerche sul Mercato, varie altre ricerche di mercato fatte da aziende o comunque da altre istituzioni ci confermano che se l'agricoltura, se l'agroalimentare nazionale registra un meno 0,3, l'agricoltura biologica continua a registrare aumenti di consumi molto significativi, che a seconda dei canali di mercato vanno da un 7,8% fino al 17%. E dico questo perché questo è un segnale di grandissimo ottimismo, ovviamente, perché quando siamo bombardati dai media che ci dicono che il PIL, siamo in deflazione e il PIL diminuisce, sapere che il settore in cui tutti noi lavoriamo ha delle crescite di fatturato di queste cifre, ovviamente in termini di assoluti sono volumi bassi, il valore di mercato dei prodotti biologici in Italia è intorno a 2,2 miliardi di euro, quindi rispetto ai 130 miliardi di euro che vale l'agroalimentare nazionale, è un 2,3 di fatturato in Italia. Però voi dovete pensare appunto ad un'agricoltura biologica che si sta globalizzando, quindi il valore invece di mercato del settore a livello internazionale si aggira intorno ai 20 miliardi, 25 miliardi di euro. Tenete presente che l'agricoltura biologica italiana è fortemente export oriented, quindi voglio dire molto prodotto che noi facciamo a livello italiano non è consumato localmente, non è solo consumato localmente, ma una prospettiva di commercializzazione a lunghissima distanza. Quindi vorrei aprire con una nota ovviamente positiva per tutti gli operatori del settore e per i consumatori, che nonostante tutto danno ancora molta fiducia a questo settore. Questo è molto importante, perché poi è un settore che ogni tanto è attraversato da qualche lampo di qualche nube, qualche scandalo, qualche problema di credibilità. I prodotti biologici sono beni che l'economia classifica come beni reputazionali, che vuol dire che lo si consuma perché dietro c'è qualcuno che garantisce, c'è qualcuno che assicura, non è solamente la marca, non è solamente il produttore con la sua faccia, ma è anche qualcun altro, no? Quindi occorre mantenere
mantenere sempre molto molto alta l'asticella della credibilità del prodotto, della certificazione, perché ovviamente lo scandalo che colpisce il consumatore gli insinua nella mente che il prodotto che sta consumando, che costa di più, non è biologico, ecco, questo è un danno gravissimo per tutto il settore. Va bene, non è ovviamente di questo che dobbiamo parlare, torniamo alla normativa di settore, ok? Quindi abbiamo inquadrata. Cosa deve fare un operatore biologico? Un operatore biologico che vuole certificarsi deve contattare un ente certificatore. Ci sono 14 enti certificatori a livello italiano, riconosciuti dal governo italiano, dall'Unione Europea. E l'agricoltore, quando ha deciso di iniziare, sceglie l'ente certificato. Va normalmente presso un centro di assistenza agricola, di un'organizzazione sindacale a cui appartiene, aggiorna il proprio fascicolo aziendale e poi, come dire, informa l'autorità competente regionale e l'ente certificatore che ha scelto che intende fare agricoltura biologica. Allora, attenzione, fare agricoltura biologica non è un obbligo, cioè la legge non dice che tu devi fare agricoltura biologica, tu devi fare agricoltura biologica, tu che stai nel comune di Fano devi fare agricoltura biologica. L'agricoltura biologica è una scelta volontaria che fa l'agricoltore, okay? Quindi non è forzato a fare agricoltura biologica, è una scelta che deve essere ovviamente consapevole. L'agricoltore deve sapere che una volta che entra nel sistema di controllo delle produzioni biologiche, poi ci sono delle regole che deve rispettare, che deve conoscere prima. Come dico sempre, non ti obbliga il dottore a fare il biologico, però una volta che entri dentro, le regole sono quelle che vanno rispettate. Con tutto che può, quello che poi comporta in termini di gestione aziendale. Oggi la gestione amministrativa sta passando sempre di più dalla carta attraverso i computer a un sistema informatico a livello regionale e nazionale, interconnessione dati, appezzamenti, cartografia satellitare, misura delle superfici. Oggi insomma abbiamo un sistema che permette un controllo molto puntuale delle superfici di ogni singolo agricoltore. Io parlo di agricoltore, poi l'agricoltura biologica non è solo controllo e certificazione degli agricoltori, è anche controllo e certificazione dei trasformatori, cioè coloro che acquistano la materia prima agricola e poi la trasformano in un prodotto finito. E anche la distribuzione, anche la commercializzazione, lo dico a beneficio dei consumatori, il controllo e la certificazione in questo settore parte dalla produzione primaria, in alcuni casi anche la produzione di mezzi tecnici, sementi per l'agricoltura biologica o fertilizzanti o prodotti fitosanitari, ma si estende lungo tutta la filiera commerciale fino alla distribuzione, fino praticamente al prodotto finito, confezionato. Quindi cioè, ci sono degli elementi di controllo e certificazione puntuali, precisi su ogni anello della filiera, cosa che altri settori non hanno, e mantengono questa reputazione alta per il produttore, per il prodotto biologico, proprio perché c'è questa filiera dei controlli molto molto estesa e approfondita. Non so se ci sono agricoltori, ma voglio dire, sugli aspetti amministrativi direi di sorvolare molto molto alla sostanza. Gli agricoltori devono non solo fare la notifica, ma devono anche predisporre dei documenti che consentano al sistema di controllo di lavorare, quindi un programma annuale delle produzioni aziendali, sia di tipo vegetale che di tipo animale. Noi abbiamo bisogno di sapere ogni anno cosa coltiva l'agricoltore, quindi dobbiamo tarare
il nostro sistema di controllo sulla base di quello che lui coltiva o sulla base di quello che lui alleva. L'agricoltore deve gestire, l'agricoltore ma anche il trasformatore, devono gestire la produzione biologica, quindi devono garantire che non vi siano contaminazioni da parte di agricoltura convenzionale o di prodotto convenzionale. L'allevatore o l'agricoltore devono gestire i loro allevamenti in modo tale che appunto vi sia separazione tra attività zootecniche convenzionali e biologiche. Allora, prima di tutto, sempre nella logica di parlare però all'agricoltore, come ho detto prima, la scelta di diventare biologico è una scelta che va fatta in modo consapevole, indipendentemente poi anche dalle motivazioni che possono essere profonde, etiche, di condivisione con un mondo che ha bisogno di essere salvato. Dal punto di vista tecnico, però, l'agricoltore deve fare un processo mentale di riconvertire anche la sua testa, nel senso che vanno proprio ripensati i processi produttivi, perché l'agricoltura convenzionale ha delle logiche, direi delle logiche molto spesso a breve termine, che hanno causato i guasti che tutti conosciamo. L'agricoltura biologica guarda nel lontano. Ed è chiaro che quindi non è semplicemente il cambiare un fertilizzante o cambiare un prodotto fitosanitario che fa sì che quella sia l'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica deve essere proprio un ripensamento globale che va dal pensare a degli ordinamenti culturali e a delle successioni culturali delle piante, la presenza degli animali, la biodiversità, che investono proprio più in profondo le modalità imprenditoriali della vita. Una delle prime regole che lasciano così un po' l'agricoltore perplesso, ma non tanto l'agricoltore che ha delle forti motivazioni, gli agricoltori, quelli che si convertono un po' sull'onda emotiva, perché il prezzo del grano biologico è molto allettante, magari anche quegli stessi che fino all'altro giorno non hanno mai fatto l'agricoltura biologica, però adesso di fronte a quello che sentono al bar, cominciano ad interessarsi. Ecco, la conversione non è una conversione religiosa o una conversione fideistica, è un lasso di tempo in cui l'agricoltore deve pensare di produrre con un metodo diverso senza poterne avere quei benefici che si chiamano premium price, cioè quello che è il biologico che prende il 30%, il 50% in più del prezzo di mercato. Tu ti converti, però quel prezzo non lo prendi perché il tuo prodotto non può essere certificato biologico. E quindi l'agricoltore in questi 2 anni o 3 anni deve molto spesso sperimentare, se non l'ha fatto prima, le tecniche di agricoltura biologica senza averne alcun beneficio dal punto di vista del mercato. Cioè, quando va a vendere il suo prodotto dice guarda, io sono ancora in conversione, non trovo nessuno che gli compra il prodotto, perché il consumatore cerca prodotto biologico, non cerca prodotto in conversione dell'agricoltura biologica.
Quindi questo periodo di conversione, che può durare da 24 a 36 mesi, è un periodo in cui bisogna rispettare le regole, stare dentro il sistema di controllo. Ma ahimè non è possibile fare alcun tipo di commercializzazione del prodotto come tutto. Si può certificare, ripeto, in conversione il prodotto dopo 12 mesi, ma non ha nessun riscontro sul mercato, quindi di fatto una certificazione che non porta a nulla. Però questo periodo è importante perché in questo periodo l'agricoltore deve pensare a come, da una parte, minimizzare le perdite, dall'altra cercare di adottare o di appunto sperimentare all'interno della propria azienda quelle tecniche di agricoltura biologica che prima non ha mai adottato. Il regolamento consente di avviare un procedimento amministrativo parallelo di abbreviazione del periodo di conversione. Questo un po' per favorire invece chi si avvicina all'agricoltura biologica e magari è in determinate condizioni tali per cui non è necessario che trascorrano 2 o 3 anni. Magari è possibile abbreviare di 12 mesi il periodo di conversione o di 24 o azzerarlo completamente quando ci sono determinate condizioni di partenza. Questo va valutato ovviamente di volta in volta, puntualmente. Bisogna fare una domanda, bisogna fare una relazione tecnica, l'agricoltore deve far fare una relazione tecnica al proprio tecnico di riferimento, i nostri ispettori la devono valutare. E poi comunque è la regione, come autorità competente, che decide se il periodo di conversione possa essere abbreviato. Immaginate aziende che stanno ad esempio in colline, in montagna, aziende che hanno sempre avuto l'allevamento, aziende che non hanno mai utilizzato prodotti chimici per la difesa, non hanno mai usato fertilizzanti, non hanno mai fatto il diserbo, aziende che magari avevano terreni a set aside o che hanno adottato misure come l'estensibilizzazione, cioè aziende che sono in un particolare contesto e che meritano, come dire, un periodo di conversione agevole. Poi c'è anche il contrario, cioè, se il periodo di conversione può essere abbreviato, il periodo di conversione può anche essere allungato. Cioè laddove ci trovassimo di fronte ad aziende che si convertono ma che provengono da territori o da territori in cui vi è stata un'agricoltura fortemente intensiva o l'azienda abbia adottato in passato tecniche di agricoltura convenzionali molto intensive, quindi diserbanti, monosuccessioni, monoculture, concimi, fertilizzanti, disinfestanti, fumigazioni dei terreni, che lo abbia fatto anche in termini consistenti, allora in questo caso si può anche proporre l'allungamento del periodo di conversione. Questo perché poi la logica della conversione è una logica, avviso, un po' vecchia, però la logica è anche quella di far sì che il terreno si spurghi di tutto ciò che gli è stato sversato sopra, appunto in termini di prodotti antiparassitari, diserbanti, concimi, e possa, come dire, non è vero tecnicamente, poi 2 o 3 anni questo avviene, però voglio dire è poi il purgatorio della no? C'è un po' questo aspetto nella conversione, per cui chi ha sempre inquinato adesso sta
due anni di conversione si fa il suo obbligatorio per arrivare al paradiso. In realtà, ripeto, non è così, perché gli effetti degli inquinamenti sul terreno possono essere visibili anche a lungo termine, se pensate semplicemente all'accumulo di metalli pesanti, è un effetto a lungo termine, mentre ad esempio l'uso di antitossicari o di diserbanti lo è meno, perché in alcuni casi la disattivazione da parte delle sostanze organiche e delle flore microbiche dei terreni fanno sì che ci sia un decadimento della molecola antiparassitaria. Poi un altro tema assolutamente importante per la filiera biologica è proprio il concetto di azienda nel suo complesso biologico. Oggi l'Unione Europea ha sempre consentito in questi 20 anni la possibilità che un'azienda potesse essere sia biologica che convenzionale e condotta dallo stesso imprenditore agricolo. Oggi questa visione di un'agricoltura, di un agricoltore, di un'azienda che fa, chiede sulle staffe e comincia a essere messa molto in discussione, tant'è vero che la proposta di regolamento europeo che il Parlamento si appresta a varare prevede l'azienda agricola totalmente proposta, cioè l'agricoltore deve fare una scelta netta, decisa, cioè non può dire voglio entrare nel sistema, voglio entrare in punta di piedi, voglio entrare un poco alla volta, voglio... Ormai il legislatore europeo pensa che ci siano tutte le condizioni perché l'agricoltore possa fare il passo senza troppi problemi. Esiste ormai da tantissimo tempo, come dicevo, una ricerca scientifica orientata all'agricoltura biologica, ci sono tecniche di agricoltura biologica che ormai sono ampiamente studiate, approfondite e verificate nelle università e quindi c'è sempre da imparare, però vuol dire non si parte dal nulla. L'agricoltore, ci sono i mezzi tecnici, ci sono le sementi, non ci sono più remore per consentire questo tipo di approccio. Però ripeto, questo è tutto in itinere, non abbiamo ancora una normativa che lo abbia stabilito, benché la proposta legislativa sia già al vaglio del Parlamento. Oggi quindi l'azienda mista è tuttora consentita. Quello che è importante è che però le produzioni biologiche e le produzioni convenzionali siano tenute rigidamente separate, no? Quindi parliamo di unità produttive e quando parliamo di unità produttive parliamo di un insieme di risorse che è destinato alla produzione agricola, parliamo di locali di produzione, di appezzamenti, di locali adibiti al magazzinaggio e tutti gli altri fattori di produzione, dalle macchine al personale, alla direzione anche se vogliamo, cioè deve essere chiaro che l'agricoltore biologico quando fa agricoltura biologica deve avere il supporto di qualcuno che sappia come gestire la produzione biologica e quali siano le regole. Tuttavia ancora nel nostro territorio aziende che sono miste, coltivazione biologica la fanno convenzionale, però ripeto, sono coltivazioni rigidamente separate, quindi appezzamenti, un insieme di appezzamenti che non confinano chi in pianura, chi in collina, chi in un comune, chi in un altro, cioè mantengono nettamente separati queste due produzioni. Poiché l'azienda è mista, c'è un problema quando abbiamo le colture parallele. Le colture parallele è la coltivazione della stessa
specie della stessa varietà fa con metodo biologico e metodo convenzionale. È chiaro che questo non è visto in buon occhio dall'agricoltura biologica, perché il rischio è quello di un travaso illecito di prodotto dal convenzionale al biologico. Se io coltivo un vigneto in biologico e un vigneto in convenzionale e ho la certificazione solo su quello biologico, ovviamente il rischio di frode è più semplice, che una parte di vigneto convenzionale finisca, quindi una parte di uva convenzionale finisca per essere venduta come uva biologica. Allora, il regolamento non dà molte chance all'agricoltore. Se le varietà sono perfettamente distinguibili, e quindi noi abbiamo la possibilità di fare un controllo puntuale, un'uva bianca e un'uva nera, voi capite che sono perfettamente distinguibili, quindi non si possono mischiare, e quindi per noi è facile stimare le rese, controllare le produzioni e capire dove è andata a finire l'uva bianca e l'uva nera. Quando invece parliamo ovviamente di uve appartenenti alla stessa varietà, questo diventa tutto molto molto più difficile. Ecco perché il regolamento obbliga l'agricoltore a convertire anche la parte convenzionale in un giro di 5 anni. Quindi il legislatore cosa dice? Ok, tu hai una situazione strutturale, perché i vigneti sono impiantati precedentemente all'assoggettamento al sistema di controllo, adesso io ti consento di fare l'agricoltura biologica, però tu ti assumi un impegno forte a far sì che in 5 anni converti tutta l'azienda. Nelle invece coltivazioni annuali questo obbligo non c'è, purché le varietà sono perfettamente distinguibili. Quindi quando c'è la possibilità per i nostri ispettori di andare in campo, di verificare la distinguibilità di queste produzioni, noi lo consentiamo proprio perché c'è una differenziazione anche sul mercato netta e precisa e chiaramente distinguibile e identificabile. Allora, vediamo un po' alcuni principi generali della norma. Quando dici convenzionale no, non è ammesso, però abbiamo appena detto che deve cambiare la mentalità dell'imprenditore, tutto quanto, allora trovo un po' di contrasto tra queste due affermazioni. Le regole sono queste, finché ci sono queste regole noi le cambiarle, però. Le regole, cos'hai detto, che al Parlamento europeo c'è una proposta, perché sì, però finché la proposta non è votata io non... lo dico come nota. E noi come consumatori non riusciamo a distinguere un prodotto biologico da una società, da un'azienda. Ovviamente il consumatore sta chiedendo che le aziende facciano la scelta di campo. Un'azienda che diventa biologica faccia tutto biologico. È ovvio che il consumatore ha questo interesse ben chiaro. Se lei parla però con un agricoltore, ahimè, lui non è di questo avviso. E quindi come sempre c'è una dialettica, poi dopo vediamo cosa deciderà il Parlamento. Intanto io dico le regole come stanno, vi do una prospettiva, poi dopo quello che sarà sarà. Io sono d'accordo con lei, però devo anche dire che le regole sono queste, sono quelle. Ci dia qualche speranza però, no? Che ci stiamo lottando. Ma guardi, la speranza io vedo che c'è su questo tema qui c'è molto dibattito, è uno di quei punti molto delicati, quindi mi sento di dire che ci sarà dibattito anche in seno al Parlamento europeo. Il produttore e i grandi gruppi di acquisto solidale lo conoscono direttamente. Ovviamente. Scusi, a proposito dell'azienda mista, quando ci sono delle culture parallele a livello di macchinari vengono richiesti Vengono chiesti richiesta la separazione anche dei macchinari, perché o viene chiesta, qualora non fosse possibile, perché far acquistare macchinari è estremamente costoso, ci sia una gestione
dei mezzi fondamentalmente delle prodotti e dei distributori di antifalsitari, tale per cui ci sia lavaggio, risciacquo e allontanamento del prodotto prima di utilizzare poi la macchina per la distribuzione degli antifalsitari. Le aziende miste sono un 10% delle 50.000, 10-15%. E le dimensioni? Le dimensioni tendenzialmente sono le aziende più grandi, cioè le aziende, però non è sempre così, potrebbero essere anche aziende di dimensioni 15-20 ettari, però magari hanno condizioni strutturali differenti, per esempio in pianura fanno dei seminativi in convenzionale e in collina fanno l'olivicoltura biologica. Viceversa, per esempio a Brescia fanno la viticoltura biologica e fanno i seminativi convenzionali. Quindi c'è un po' di tutto, c'è aziende grandi, aziende piccole, aziende che preferiscono fare il biologico, gli arboreti, piuttosto che i seminativi e viceversa. Dipende dalle condizioni, non si può generalizzare. Però statisticamente il 10-15% delle aziende pratica ancora l'agricoltura mista. Scusa, ma si intende stata l'agricoltura mista o agricoltura allevamento? L'allevamento misto è anche quello ancora meno, cioè le percentuali sono molto basse, l'allevamento misto non è consentito. No, però vuol dire che l'agricoltura, coltivazione di piante biologiche che invece l'allevamento... Quello è consentito, lo può fare. E il 10%? No, io parlavo di agricoltura, produzione vegetale su produzione vegetale. No. Ci sono diverse aziende che fanno, applicano il metodo biologico solo sull'attività di produzione vegetale, non sull'attività di produzione animale. Uno dei principi su cui si basa l'agricoltura biologica è quella del rispetto del suolo. Il rispetto del suolo perché l'utilizzo di macchine passate di un certo tipo ha fatto sì che il suolo risentisse di una nella sua componente strutturale fisica. Oggi si tende a utilizzare macchine che abbiano un impatto minore, per cui si adottano macchine per esempio a cingoli gommati, ruote accoppiate, a bassa pressione, questo proprio per impedire che la macchina trattrice in mezzo, cioè che ha un peso estremamente consistente, spingendo, esercitando una pressione per centimetro quadrato molto elevata, comprima il suolo, che per chi non ha dimestichezza col suolo, il suolo è una struttura fisica, biologica, dove ci sono degli spazi, cioè il suolo non è pieno, e nessuno di voi pensi che il suolo sia un tutto pieno, il suolo in realtà ha il 50% di vuoto, la terra quando la scavate non è tutta terra, c'è anche, come dire, un vuoto, e quando appunto la pressione delle macchine si esercita sul centimetro quadrato in maniera eccessiva, si comprimono i vuoti, ma comprimendosi i vuoti si espelle l'aria, di conseguenza le radici non respirano. E quindi vuol dire ci sono degli effetti negativi poi sulla qualità. Ecco perché da diverso tempo, da quando una certa letteratura ha cominciato a mettere in luce i danni di un certo tipo di impiego, di meccanizzazione,
non solo sulle trattrici ma anche sugli organi lavoranti, si è fatta tutta una ricerca, per cui ad esempio l'aratro classico, l'aratro come lo conosciamo anche un po' da una certa letteratura bucolica, è andato via via scomparendo nelle aziende agricole, sostituito da altri organi lavoranti, organi che non rivoltano il terreno, ad esempio, ma fanno sì che ci siano delle discissure sul terreno che fanno sì che si infiltri l'acqua, perché è importante, perché l'acqua deve essere immagazzinata nel terreno per essere poi messa pian piano a disposizione delle piante nei periodi estivi, ma è necessario che il terreno faccia da serbatoio, da accumulo, che l'acqua finisca, si infiltri, finisca nelle falde acquifere. Quindi macchine che appunto non rivoltano la zolla, come si dice, cioè non portano in superficie le parti profonde del suolo, che sono quelle più asfittiche, che sono quelle più povere di sostanza organica, ma mantengono gli strati del terreno in ordine, cioè da quello più fertile, che è sempre lo strato superficiale, allo strato meno fertile, che è lo strato profondo. E oggi, diciamo, la tecnica, la meccanizzazione agricola veramente ci mette a disposizione dai poligomeri a macchine a lavorazioni combinate, che lavorano in profondità ma poi sminuzzano il terreno, la ratrotalpa che serve per creare le condizioni di sgrondo e di non eccesso di umidità nel terreno. Ecco, perché uno dei principali obiettivi dell'agricoltura biologica è mantenere e aumentare la fertilità del terreno. Per farlo occorrono delle rotazioni. Quindi occorre ripensare la successione delle colture in modo tale che il terreno sia arricchito di sostanza organica, sia arricchito di elementi minerali che sono responsabili della fertilità del suolo, quindi azoto, fosforo e potassio. Rotazioni equilibrate che prevedono l'alternanza e mai una monosuccessione della stessa coltura sullo stesso terreno, ma piuttosto una rotazione di colture differenti, cerealicole, foraggere e leguminose, ognuna delle quali ha delle particolarità che consentono al terreno di essere arricchito, di essere arricchito dal punto di vista della fertilità chimica, della fertilità biologica, e che sia diciamo modificato strutturalmente, quindi maggiore sostanza organica nel terreno significa consentire alle radici delle piante di migliorare le proprie performance di assorbimento dalla soluzione acquosa circolante in cui sono disciolte le sostanze chimiche della fertilità, quindi dicevo migliorare le performance di accrescimento delle radici, di assorbimento delle sostanze nutritive e quindi poi ovviamente maggiori produzioni. Dall'altra consentire al terreno un rapporto equilibrato tra spazi pieni e spazi vuoti, con una presenza di acqua che ovviamente diventa importante nei periodi estivi, e questo è grazie ad una struttura del terreno in cui la sostanza organica naturalmente favorisce una ritenzione idrica, e una, come dicevo prima, un rapporto tra spazi pieni e spazi vuoti, quindi la presenza di aria che rappresenta un elemento di vita per le radici della pianta, perché ovviamente avremo la possibilità per la pianta di respirare, e la pianta, tenete presente che se ha un apparato radicale che funziona, oltre all'apparato fogliare sarà in grado poi di aumentare ovviamente le sue produzioni.
E quindi ecco perché in agricoltura biologica è necessario fare rotazioni che abbiano almeno un orizzonte temporale di 3 anni, per cui una stessa coltura ritorna sullo stesso terreno non prima dei 3 anni. Poi ci sono tutta una serie di deroghe che lo Stato italiano ha inteso inserire per quanto riguarda le nostre specificità zonali, territoriali e regionali. Non sto ad annoiarvi con i tecnicismi, però diciamo che in alcuni casi è possibile derogare alla regola generale quando ci si trova di fronte a determinate situazioni. Quello che è un concetto chiave è quello della monocoltura. Siccome l'agricoltura biologica tende ad aumentare la biodiversità, anche cominciando a livello agricolo, cominciando a livello di azienda agricola, è ovvio che una monocoltura estesa su tutta la superficie, quindi coltivare una sola coltura all'interno di un'azienda agricola, non è visto come una pratica ordinaria. A volte può accadere soprattutto nelle aziende piccole, che si trovino in determinate condizioni, soprattutto aziende che coltivano seminativi, tali per cui o per condizioni climatiche avverse non sono riusciti ad esempio a seminare, quindi tendono eccezionalmente a fare monocoltura su tutta l'azienda, però noi la consideriamo una pratica, l'agricoltura biologica considera la monocoltura una pratica da disincentivare. Nelle rotazioni è estremamente importante la presenza anche di colture consociate cereali e leguminose, perché normalmente le leguminose che sono capaci di arricchire dal punto di vista chimico il terreno, perché attraverso la fotofissazione, la simbiosi con un batterio, sono in grado di prendere l'azoto atmosferico e trasformarlo in azoto chimico che poi viene rilasciato lentamente nel terreno e che poi finisce nella soluzione circolante assorbito dalle radici delle piante. Ecco, quindi la presenza di leguminose è estremamente importante perché fa sì che il terreno si arricchisca naturalmente. Così come è estremamente importante la presenza di colture intercalari, per far sì che il terreno non risulti scoperto all'azione delle piogge. In questo periodo in cui da settembre a novembre, l'anno è stato un anno disgraziato da quel punto di vista, però normalmente le piogge si concentrano ottobre-novembre, piogge particolarmente violente, eventi climatici particolarmente violenti sul terreno nudo provocano quello che vedete periodicamente, cioè l'erosione superficiale del terreno, la perdita del terreno fra l'altro migliore, perché il terreno migliore è nei primi 5 cm, sottoposto a una pioggia rilevante battente che erode le superfici nude, il terreno migliore finisce sulle strade, finisce nei fossi, finisce nell'arzilla, nel mare. Quindi impedire ciò attraverso una copertura vegetale che impedisce alla pioggia battente di provocare questi fenomeni è estremamente, estremamente importante. Colture intercalari che poi sono colture aperte, ovviamente servono solo a creare biomassa, sostanza organica che poi andrà interrata nel terreno e costituire quella barriera di protezione nei confronti del terreno. Oggi l'agricoltura biologica è nata sul concetto di terreno, di suolo, di rispetto del suolo, di ripristino di quella fertilità naturale del suolo che negli anni è andata pian piano perdendosi, sostituita da un'agricoltura ovviamente di industrializzazione, dove la fertilità del terreno veniva pian piano sostituita da una fertilità legata all'uso di concimi chimici. Però ormai anche qui non ci sono dubbi sul fatto che 30-40 anni,
modelli agricoli estremamente intensivi ha fatto sì che la sostanza organica sia diminuita nei nostri terreni, e la sostanza organica è un patrimonio di carbonio fissato nel terreno, e quando diminuisce la sostanza organica vuol dire che quel carbonio che nei millenni si è, come dire, fissato nel terreno, organicato nella sostanza organica del terreno, torna in atmosfera, e quindi abbiamo un problema degli effetti serra. Oggi ci poniamo il problema di come sequestrare anidride carbonica dal terreno e riportarla, anidride carbonica dall'atmosfera e riportarla nel terreno. È ovvio che l'agricoltura zoologica, per esempio, dà un grandissimo contributo in questo, proprio perché riesce con le pratiche agricole e biologiche ad aumentare la sostanza organica. Dalla sostanza organica nel terreno da cosa si forma? Da quel strabiliante fenomeno che è la fotosintesi clorofilliana, che tutti a scuola abbiamo e avete studiato anche voi, anche se non fate gli agronomi. Quindi prendiamo dell'acqua, prendiamo energia, prendiamo anidride carbonica dall'atmosfera, trasformiamo tutto in zuccheri semplici, i zuccheri semplici poi si compressano e cominciamo ad avere foglie, piante e mondo vegetale. E questo è ecco perché oggi assume importanza il concetto di rimboschimento o appunto di utilizzare l'agricoltura biologica come riserve di carbonio. Avviene anche il processo contrario, ovviamente, nel momento in cui voi diminuite sostanza organica nel terreno, vuol dire che quella sostanza organica non è sparita, è semplicemente trasferita nell'atmosfera. Allora, coltivare le leguminose per l'agricoltore biologico è un'esigenza inderogabile. Perché? Perché è l'unico mezzo che ha l'agricoltore per fornire azoto al proprio terreno. L'azoto è l'elemento chimico della fertilità, è il principale elemento chimico della fertilità, in assenza del quale le piante producono poco, e di conseguenza un terreno ricco di azoto è un terreno estremamente produttivo. Come si fa ad arricchire di azoto il terreno? Con le leguminose, che sono responsabili del processo biochimico che va sotto il nome di azoto fissazione. L'azoto è un processo chimico, è un elemento chimico che sta solo nell'atmosfera. Quindi chi fa concimi chimici brucia energia per fissare l'azoto presente in atmosfera e trasformarlo in, che è un gas, trasformarlo in elemento chimico stabile. Quindi i batteri azoto fissatori invece questa attività la fanno naturalmente, e l'agricoltura biologica sfrutta questo processo naturale. Gli agricoltori biologici sono naturalmente portati alla coltivazione non solo del favino, il favino è una leguminosa il cui utilizzo è principalmente legato all'alimentazione animale, quindi viene la granella di favino viene poi utilizzata nell'alimentazione animale. Gli agricoltori biologici coltivano il favino magari non solo per la granella, come in questo caso, si semina a ottobre, novembre, in mezzo ai vigneti, in mezzo ai frutteti, quando è primavera, a maggio, poco prima della finitura, il favino viene falciato, viene lasciato seccare al sole per un po', poi trinciato e interrato. Quindi vi è una duplice funzione: arricchimento di azoto del terreno, ma dall'altra anche una biomassa di sostanza organica molto consistente che poi viene lasciata a disposizione del terreno, poi costituisce un pabulum per la microfauna, la microflora,
spasso sul terreno fa un effetto paccialante, quindi impedisce la crepacciatura dei terreni argillosi sottostanti, permette una transitabilità ai mezzi meccanici, ci sono tutta una serie di effetti positivi. Poi c'è il problema di combattere le erbe infestanti, cioè le leguminose e in particolare le leguminose foraggere, l'America, il trifoglio, sono estremamente importanti perché le erbe infestanti, ahimè, sono, come dire, anche le erbe infestanti è un prodotto della natura. Se parlate con gli agricoltori, però anche quelli veloci, non è che sono proprio contentissimi di avere erbe infestanti nei loro campi. L'erba infestante va in competizione con la cultura coltivata, per cui se mangia l'erba infestante non mangia, come dire, non si arricchisce, non produce la cultura che coltiviamo. Per combattere le erbe infestanti è estremamente importante il ruolo delle foraggere. Le foraggere sono piante che vengono sfalciate 3-4 volte all'anno, e nella fase di spalcio ovviamente si impedisce alle eventuali erbe infestanti presenti di non andare assieme e quindi si impedisce la riproduzione sessuata delle piante infestanti. Quindi è molto molto importante, poi dopo l'erba medica in particolare ha un apparato radicale molto profondo, quindi è in grado di raggiungere profondità consistenti, si parla di 1,5 metri, 2 metri con le radici più lontane. Questo significa che poi quando la coltura viene distrutta per far posto ad un cereale, la presenza di questo apparato radicale molto esteso, molto profondo, fa sì che appunto ci sia arricchimento di sostanze organiche, ma quando poi le radici vengono decomposte, si aprono quegli spazi di cui abbiamo parlato prima quando abbiamo parlato del terreno, spazi vuoti che consentono di respirare alle nostre radici che verranno delle piante che saranno seminate successivamente. Poi ci sono tecniche di consociazione, cioè si piantano insieme colture del cerealico e leguminose. Questo fa sì, ad esempio, che la competizione delle colture che l'agricoltore vuole produrre, la competizione tra la coltura buona e la coltura cattiva sia a favore della coltura buona, perché poi comunque sul terreno si instaura una competizione per la luce, per l'acqua, per le sostanze organiche nel terreno. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questa competizione tra una pianta che chiamiamo malerba, erba cattiva, e una pianta buona, volga a favore della pianta buona. Poi c'è un aspetto legato alla coltivazione, all'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale, i letami. Non tutte le aziende biologiche sono dotate di allevamento, e quindi il letame biologico è merce molto rara. L'azienda se lo trova lo utilizza, non c'è nessun problema. Ovviamente il letame va utilizzato anche qui, nonostante sia un prodotto del tutto naturale, con grande attenzione. Non bisogna eccedere nell'utilizzo di letame, perché il letame comunque contiene azoto. Nel tempo questo azoto si trasformerà dalle forme più complesse legate alla sostanza organica, all'effetto dei batteri, si trasformerà in azoto nitrico e ahimè l'azoto nitrico ha il vantaggio che è la forma che le piante assorbono dalla soluzione acquosa circolante del terreno. Ma siccome è disciolto nell'acqua, quando, ad esempio, come quest'anno, in cui abbiamo avuto una primavera estremamente piovosa, c'è stato un lavamento dell'azoto, perché l'azoto è sciolto nell'acqua, quindi molta acqua che pervade, percola
miscibia i nostri terreni e l'azoto finisce nelle falde e poi finisce in mare. E per l'agricoltore biologico ovviamente è un danno la perdita di questo azoto, perché fa talmente tanto fatica con l'azoto fissazione per mantenerlo nella sostanza organica, poi i processi, ahimè, naturali di nitrificazione fanno sì che l'azoto se ne va. Però questo poi causa anche un problema: quando c'è un eccesso di azoto abbiamo un problema di azoto anche nelle acque potabili. La fanno 30 anni fa, lo conoscete bene, voi siete fanesi, ma ormai in tutto il territorio della regione Marche ha comuni che stanno nella direttiva nitrati, in termini tecnici, che significa che le falde di acqua potabile hanno un problema di presenza di azoto eccessiva. Poi la presenza di azoto nelle acque causa problemi di natura sanitaria, ecco perché c'è un limite di azoto nelle acque che non deve essere superato, perché appunto poi l'azoto nitrico nel nostro stomaco si combina con delle ammine, si formano delle nitrosamine che sono cancerogene, ecco perché la legislazione sulle acque potabili pone un limite di azoto. Continua fino, voglio dire, poi sono altre introduzioni. Finisci il discorso, poi riprendiamo. Ok, faccio un break, mi segnalo la regia che c'è il break. Quindi vi lascio per 5 minuti. Volevo fare una domanda? Mi fermo. Posso fare una domanda? Uno su queste tecniche consociative, cioè se ho capito bene, si può seminare dallo stesso campo una voluminosa e una. Perché l'avevo letto effettivamente, sì, come tecnica artista. Sì, sì. Cioè un cereale che normalmente la coltura principale a marzo lei semina dell'erbamerica, del trifoglio. Il cereale lei l'ha seminato ottobre, sì, novembre, quindi il cereale ha passato lo stesso terreno. Quindi lei ha sullo stesso superficie la compresenza di due colture. La leguminosa in genere sta bassa perché ha la competizione dei grani, il grano ha un momento a marzo in cui fa la levata, si solleva da terra il bulbo, lo stelo, le foglie. Una volta che le piante, in genere nel mondo vegetale, la competizione è verso la luce. Quando la pianta ha acquisito la capacità, ha acquisito, come dire, la copertura, quello che rimane sotto o soccombe o, come dire, sta basso, non fa danno. Il foglio rimane basso, l'erba medica rimane bassa. Quando poi a giugno lei trebbia, quindi raccoglie il prodotto sul cereale, rimane la leguminosa che a quel punto avrà a disposizione tutta per sé la luce che gli manda. E quindi evita il terreno nudo? Evita il terreno nudo, nel periodo estivo, la leguminosa fa la fotofissazione, arricchisce il terreno. Poi un'altra cosa, io faccio un'azienda biologica ormai da molti anni, purtroppo con l'erba medica, la ditta che l'ha inviato, ma ha portato anche quell'infestante pauroso che è la cuscuta, quella è brutta un bel po' perché poi mi si diffonde. Purtroppo da quel punto di vista lì possiamo fare poco. Dovrei proprio materialmente andare a togliere? Sicuramente sì, perché non esistono altre tecniche per eliminare la cuscuta, se non poi rilavorare i terreni. Però quando ricompra, cioè bisogna fare molta attenzione fondamentalmente sulla semente. La semente deve essere decuscutata. Io mi sono fidata. Bisogna comprare delle sementi certificate che hanno subito la decuscutazione e cercare di non utilizzare sementi autoprodotte, perché poi è chiaro che si riproduce per seme, quindi. E quindi adesso. Quello è un parassita, è una brutta bestia. Lo so. Ma è una brutta bestia per tutti.
anche per l'agricoltore convenzionale. Allora, scusate un attimo, dal punto di vista organizzativo, facciamo un coffee break, ci fermiamo fra una mezz'oretta. Nel frattempo volevo presentarvi intanto il consorzio dell'Arte Economia con Marini Marina, poi il COSPE ci presenta un suo progetto e infine c'è anche Diana Sarazzanetti che ci parlerà praticamente del prossimo incontro di clandestino, di genuino clandestino. Marino Marini. Allora, come ti dicevo, intanto siamo un po' allora, due anni fa è nato il consorzio dell'Arte Economia, che è un consorzio di produttori agricoli che si pone come obiettivo l'unione tra produttori agricoli normalmente biologici che fanno agricoltura biologica da tanti anni ormai, alcuni sono biodinamici, e il consumatore. Questo perché l'agricoltura biologica, nonostante come diceva Pier Leoni, abbia un suo ragione di essere nella struttura del terreno e nella struttura della naturalità, fa fatica a trovare una sua, soprattutto per i piccoli agricoltori, una sua forte collocazione nel mercato. In questo caso quindi noi ci siamo uniti proprio per avere un'unione con il consumatore. Nei prossimi incontri presenteremo dei progetti in cui chiederemo la collaborazione del consumatore. Se il consumatore vorrà unirsi a questi piccoli produttori della provincia di Pesaro-Urbino, essenzialmente, per portare avanti delle iniziative che possono far comodo all'azienda agricola, al consumatore che evita di mangiare prodotti che non si sa da dove provengono e come sono fatti, e all'ambiente della nostra provincia. Io ho finito perché ringrazio tutti per l'ospitalità. Io sono Elisa Ciocchetti e sono un'operatrice del COSP, che è un ONG, Cooperazione e Sviluppo Paesi Emergenti. Noi operiamo in 30 paesi in tutto il mondo, appunto per portare cooperazione internazionale, e ci occupiamo di diritti umani, di ambiente e di educazione alla pace. In questo momento abbiamo attivato un progetto europeo che coinvolge oltre l'Italia altri tre paesi, Germania, Polonia e Malta, e si vede da... ok, c'è la presentazione. E si chiama Climate Change, migliorare le competenze sul rapporto tra obiettivo di sviluppo 1 e 7 come approccio efficace alla lotta alla povertà e alla sostenibilità ambientale. Gli obiettivi di sviluppo del millennio sono stati codificati nell'ambito delle Nazioni Unite nel 2000 e in 15 anni avrebbero dovuto portare al dimezzamento della povertà estrema nel mondo. Sono stati codificati 8 obiettivi. In questo progetto noi ci occupiamo del primo, che è la fame, quindi la sovranità alimentare, e del settimo, è la sostenibilità ambientale. E quindi cerchiamo di metterli in relazione. Perché crediamo, siamo qui oggi ospiti in un convegno tecnico sull'agricoltura biologica e noi ci occupiamo di educazione, però crediamo che il mondo non vada per binari separati, ma il mondo va per unito, e soltanto se riusciamo a mettere insieme le competenze di ognuno possiamo portare un più valore alla nostra vita e alla nostra società. Questo è il logo della campagna Climate Change, è stato frutto di un concorso internazionale e è stato vinto da un italiano. Cosa ci ha portato a definire questo progetto? Quindi, qual è il contesto sul quale agiamo? Attraverso le stime della FAO abbiamo scoperto che 842 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a livello cronico e non hanno quindi abbastanza cibo per condurre una vita sana e dignitosa. L'obiettivo del millennio 1, come avevamo detto, è cancellare la povertà estrema e la fame entro il 2015, quindi l'anno prossimo, non sarà raggiunto per tanti motivi,
ma anche per le crisi finanziarie, alimentari e ambientali di questi anni. Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici sono responsabili della vulnerabilità di questi sistemi naturali e umani, e questo ce lo dicono le Nazioni Unite. Però in tutto il mondo, piccole aziende agricole, piccoli coltivatori hanno saputo adattarsi ai cambiamenti climatici praticando un'agricoltura su scala familiare e sostenibile, basata sul cane della sovranità alimentare, che è il diritto di tutti i popoli ad avere un cibo naturale e culturalmente adatto. Questo ci ha portato appunto a elaborare questo progetto, il Climate Change, che è un progetto finanziato dall'Unione Europea e che è promosso appunto dai COSCE, ma che avete la collaborazione anche della Regione Marche, dell'AIAB, quindi dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell'Acqua e da tre ONG, quindi organismi di cooperazione internazionale di Germania, Polonia e Ucraina. L'obiettivo di questo progetto è migliorare appunto le competenze della società civile, sia che in Italia che in Germania, in Polonia, in Malta, sul ruolo delle pratiche agricole sostenibili e sul ruolo delle comunità locali nel mondo, per proteggere e preservare le risorse naturali per le future generazioni, quindi ridurre l'impatto climatico e contribuire al raggiungimento di questi due obiettivi. Cioè, mentre c'era l'intervento prima, abbiamo parlato di biodiversità, di fertilità del terreno, di acqua potabile, sono tutti elementi che rientrano in questo progetto su cui noi intendiamo lavorare. Quindi promuoviamo un modello di produzione agricola che sia più rispettosa dei diritti delle comunità locali, dell'ambiente, e questo caratterizza la sovranità alimentare. Come avevo già detto, le piccole aziende agricole lavorano nel rispetto della natura e nel rispetto delle risorse naturali, fra cui nel rispetto dell'acqua, e applicano dei metodi capaci, come ho visto prima, no? Che diceva il Favino, le leguminose, che danno forza ai terreni senza andare a incidere negativamente sull'ambiente. Perché? Perché queste tecniche migliorano anche la capacità di adattamento all'ambiente nel affrontare il cambiamento climatico. Ma questi metodi più sostenibili sottolineano anche la centralità dei diritti degli agricoltori e delle loro condizioni di lavoro, responsabilizzano la società nella gestione delle terre e della protezione dell'ambiente. Tutte insieme contribuiscono a creare delle buone prassi che esistono già a livello mondiale, ma che sono spesso poco note e anche poco recepite nel dibattito internazionale sugli effetti del cambiamento climatico. In questo progetto abbiamo codificato alcune attività. Innanzitutto un'analisi e un'identificazione di buone prassi che sono presenti sia nelle comunità locali italiane e europee, ma anche del sud del mondo, perché appunto essendo promosso questo progetto da un ente di cooperazione internazionale, ha rapporti anche con le comunità dell'Africa piuttosto che dell'America Latina, e in particolare sono state condotte delle ricerche in Mozambico, in Niger, in Ecuador, in Nicaragua e in Etiopia, e poi costruiremo quelle in Italia. Dopo che sono state identificate queste buone prassi, noi faremo dei seminari e degli eventi indirizzati alle comunità rurali nei vari paesi europei coinvolti nel progetto. Formeremo poi delle persone, degli operatori educativi, degli attivisti sui temi dell'agricoltura sostenibile, dei cambiamenti climatici, dell'accesso all'acqua e al cibo. Organizzeremo dei convegni internazionali, parteciperemo a festival cinematografici di settore, ad esempio il COSCE organizza il Terra Futura Film Festival a Bologna, ci sarà una sezione dedicata appunto a questo progetto. Verranno realizzati dei video reportage e delle pubblicazioni sui temi. Nelle Marche, questo progetto coinvolge il territorio delle Marche, perché il COSCE ha una sede a Pesaro.
Quello che noi faremo nei prossimi mesi sarà organizzare dei workshop sui temi appunto dell'agricoltura sostenibile, del corretto utilizzo delle risorse idriche, della gestione consapevole del territorio, rivolti ad agricoltori, ad operatori e ad attivisti sociali per l'individuazione delle buone pratiche che ci sono anche nel nostro territorio. Organizzeremo poi degli eventi divulgativi aperti al pubblico in cui metteremo proprio in luce il ruolo dell'agricoltura sostenibile e delle comunità rurali in tutto il mondo, quindi utilizzando anche gli studi che abbiamo fatto nel sud del mondo per proteggere e preservare le risorse naturali. E poi parteciperemo ad eventi pubblici, fiere come in questo momento, o convention di settore, proprio per approfondire le tematiche del progetto. Io ho concluso, quindi spero che questa sia stata solo una piccola presentazione e lo spunto magari per rivedersi in un altro momento e lavorare insieme. Vi ringrazio e vi lascio con una riflessione. E quindi diciamo, tutto quello che ci interessa non accadrà se non si può respirare l'aria e bere l'acqua. Non è una cosa che noi possiamo lasciare fuori della porta, occorre fare qualcosa. Siamo, per caso del destino, vivi in un momento assolutamente critico del nostro pianeta e quindi dobbiamo mettere in pratica e in atto tutto quello che possiamo fare per migliorare la nostra vita. Grazie. Io farei una piccola pausa alle... Scusa. Allora, buongiorno, io sono Diana Sarazzanetti, sono del GAS di Pesaro. Sono qua per promuovere un evento che ci sarà a Pesaro a fine ottobre, l'ultimo weekend di ottobre, che sarà l'Assemblea Nazionale di Genuino Clandestino. Genuino Clandestino è un movimento nazionale che è nato a Bologna e che si occupa principalmente di difendere i piccoli produttori e il concetto del ritorno alla terra, soprattutto appoggiando i produttori che non sono certificati perché sono talmente piccoli che non possono permettersi la certificazione. Tratta altri temi come la terra bene comune, insomma si interessa di varie problematiche riguardanti la campagna, i produttori di prodotti agricoli e anche di trasformati. Quello che si farà a Pesaro saranno tre giorni, un giorno di accoglienza, un giorno di tavoli di lavoro che tratteranno diverse tematiche riguardanti appunto il rapporto città-campagna, si parlerà dell'Expo in quanto evento parallelo che Genuino Clandestino organizzerà come No Expo. E il GAS di Pesaro della provincia organizzeranno un tavolo di lavoro sulla certificazione, l'autocertificazione e la certificazione partecipata. E per cui siete tutti invitati a partecipare. Poi ci saranno altri tavoli di lavoro sui MAG, non mi ricordo se vi ho detto prima, altre tematiche che leggerete sul sito di Genuino Clandestino, per cui noi vi invitiamo a partecipare. La domenica ci sarà invece una festa a mercato, per cui i produttori che parteciperanno all'evento metteranno a disposizione i loro prodotti per provarli, per mangiare insieme, per festeggiare, ci saranno salti in banchi, insomma ci sarà una festa. Tutto questo probabilmente, però ancora non abbiamo la certezza, si farà a Pesaro in centro. E quello che volevo sottolineare è che nell'arco di questo mese, prima dell'evento, ci saranno dei tavoli preparatori, in modo da arrivare lì preparati ai vari tavoli di lavoro che si tratteranno in modo più ampio. Cioè lì ci saranno gli ospiti che verranno, quindi da varie parti d'Italia arriveranno a Pesaro vari personaggi di Genuino Clandestino e noi che organizziamo i vari tavoli di lavoro proporremo le varie tematiche che vi ho detto prima. Per arrivare preparati all'evento abbiamo organizzato degli eventi che saranno uno, come vedete nel volantino, uno il 19 settembre ad Ancona sul concetto di terra bene comune e un altro il 22 settembre alla sede del GAS di Pesaro che è in via Lombardia 1 a Pesaro, quindi dove c'è il mercato ortofrutticolo, e dove appunto cominceremo a elaborare le varie tematiche in modo da arrivare lì con qualcosa di strutturato, e tenendo anche in considerazione quello che è stato fatto fino adesso nelle altre assemblee di Genuino Clandestino che sono state fatte in giro per l'Italia. È curioso come Genuino Clandestino abbia deciso di fare questo evento a Pesaro, perché fino adesso è stato fatto a Napoli, a Roma, quindi grandi città. Invece all'ultima Assemblea Nazionale hanno deciso di identificare Pesaro come luogo per organizzare questa,
questa assemblea, perché a Pesaro c'è un piccolo mercato nascente, che è quello del CSA, altro mercato, e Gino Clandestino ha deciso di fare tutto questo a Pesaro proprio per dare forza alle piccole realtà che adesso stanno nascendo. Basta. Fine.